Trento che continua a rinviare l'appuntamento con la prima vittoria della stagione. No, io volevo intanto iniziare la frase col no, è orrendo. Esatto. Il Trento continua a rinviare l'appuntamento con la vittoria. Dobbiamo fare ammenda perché avevamo previsto una stagione diversa, invece ormai io l'ultima volta che ne ho parlato sono 2 o 3 settimane fa, ormai anche criticare questa squadra è un po' sparare sulla Croce Rossa perché non si capiscono più le dinamiche, non si capisce più come si possa con una rosa del genere andare e perdere praticamente dovunque. Ha giocato contro 4 squadre neopromosse in queste prime 7 giornate di campionato, il cambio dell'allenatore non ha sortito alcun effetto, 1 punto in 3 partite. Comincia anche davanti, insomma, Bertoldi a quest'ora, Levico aveva segnato l'anno scorso molto più gol, dispiace perché è un amico, quindi mi dispiace particolarmente doverlo evidenziare, però anche lui non sta dando il suo contributo. Grande confusione, oggi addirittura il giocatore preso la settimana scorsa, questo Rocco Sabato non ha giocato. No, non era proprio in lista. Appunto, non era proprio in lista. Perché l'hanno preso sabato? Perché l'hanno preso sabato? Mi giungono poi voci su, e queste sono voci quindi come tali io le riferisco, su un consiglio d'amministrazione del Trento che non sia poi neanche più così tanto compatto, con pensieri diversi come è giusto che sia all'interno di un consiglio d'amministrazione, con qualcuno che ha abbandonato per incompatibilità di ruoli, con qualcun altro che magari non è più così convinto di rimanere all'interno. Insomma, quando perdi non aiuta, se poi vieni da una stagione disastrosa come quella dell'anno scorso e quest'anno stai addirittura facendo peggio, i malumori emergono in maniera più forte. Io lo ripeto, così come l'anno scorso ero stato critico sin dall'inizio, io non pensavo quest'anno con la rosa che hanno a disposizione che potessero fare così male. Cioè, ma neanche 2 punti in 7 partite non l'avrei mai lontanamente immaginato. Credo che questo abbia spiazzato un po' Stefano, tutti. Tu Stefano ti attendi un'altra rivoluzione adesso? Ma è chiaro che fanno così, perché non hanno la pazienza di aspettare, non hanno una progettualità, ancora non c'è uno del settore giovanile che è venuto fuori, loro parlano tanto di settore giovanile, non c'è uno del settore giovanile che faccia parte integrante dell'11. Il portiere ha fatto benino fino ad oggi ha fatto una cappella clamorosa, ma proprio il calcio di punizione a 30 metri gli è passato sotto le gambe, in difesa continuano a far acqua da tutte le parti, quindi cercheranno il difensore, non so se questo sabato potrà risolvere i problemi, sono alla ricerca di un centrocampista centrale e anche qua il budget a disposizione sembra sia importante come sempre, non so dove li trovino, contenti loro comunque. Sono contenti loro e poi di un attaccante, perché stanno anche cercando un attaccante. Sono richieste specifiche di De Paola e quindi si cercherà di rispondere a queste sue richieste specifiche. Rapidissimi, facciamo un giro anche su Levico. No, posso aggiungere qualcosa sul Trento? Perché meritano un paio di notazioni che vengono dai numeri, perché è una squadra strana questa, perché ci si attendevano grandi cose e queste grandi cose non stanno arrivando, ma sono cose anche un po' così che lasciano... Incomprensibili. Ad esempio, la squadra ha fatto 7 partite, 6 volte è andata in vantaggio 1-0. E lo ha fatto tutte e 6 le volte nel primo quarto di gara, cioè tante volte addirittura nei primi 5 minuti, e oggi al 17esimo, altre volte al 20esimo, 18esimo, ma insomma l'approccio alla gara è sempre perfetto, perché se su 7 gare una volta sono rimasti 0-0 fino alla fine del primo tempo, mi pare nella gara interna con la Virtus, e ne altre volte è sempre andato in vantaggio il Trento e tutte le volte si è fatto recuperare, ci sembra una barzelletta, e addirittura 6 rimonte le ha subite e mi pare 5 sono state quindi definitive, tu dici, perché poi sono arrivate dopo le sconfitte. No, è strano, questa qui è una squadra, cioè è una cosa da analisi psicologica, perché è impossibile che la squadra parta in una certa maniera, raggiunge lo scopo e poi si affloscia, perché è un caso strano. Prima abbiamo parlato della difesa del Sutil, che è rimasto sempre, cioè 8 gare su 9 in battuta, invece quella del Trento è rimasta 7 volte, cioè su 7 gare ha subito 7 volte gol. 7 battute. Però in 6 casi addirittura mentre era in vantaggio 1-0. Poi non so se noi guardiamo rispetto allo scorso anno, che è stato l'anno horribilis, da dimenticare subito in fretta, con la squadra che si è salvata nell'ultimo
Mezz'ora. Nell'ultima mezz'ora, ecco, se non proprio nell'ultimo mese, nell'ultima mezz'ora. L'anno scorso comunque dopo lo stesso numero di partite, dopo 7 partite, aveva 7 punti, pur partita malissimo, ne aveva 7, adesso ne ha 2, cioè è proprio una cosa impensabile. Quindi? Non pare che la cura De Paola abbia portato particolari passi in avanti, perché Rastelli aveva fatto, mi pare, 1 punto in 4 gare, De Paola ne ha fatto 1 in 3 fino adesso, e insomma, la caratura degli avversari non era sicuramente irreprensibile prima e non era neanche adesso, insomma, squadre tutte abbordabili. Peraltro oggi il Chions è una formazione che non è promossa, e addirittura si allena la sera, cioè si allenano alle 19 di sera, e è costata, mi dicevano, l'intera squadra 110.000 euro di rimborsi spese. Che più a Trento, o meno il costo di Bertoldi e Bardelloni. A Trento, insomma, diciamo, insomma, sono cifre che vengono, io non so questo, so che vengono spese su 2-3 giocatori. Sì, vabbè, però, non sai questo, sei 2-3 giocatori. Potremmo fermarci anche al semplice fatto che giocando con tutte le neopromosse non è mai riuscita, giocando il derby con una neopromossa come quella con il Virtus Bolzano non è riuscita, quindi voglio dire, ma ci sono situazioni che non serve andare a calcolare chi si allena prima o dopo. Un'altra considerazione è questa, che non costruiscono niente, perché sei al secondo anno di Serie D e ti ritrovi con 0 basi, perché non hai nessuno su cui avere delle certezze, e hai tutti una serie di giocatori che, vabbè, e ti troverai, se rimarrai in Serie D, a dover rifare tutto da capo la prossima estate. Sarà così necessariamente. Vabbè, mi interessava dare questi numeri, perché sono curioso, insomma, il numero della squadra che va sempre in vantaggio e poi si fa sempre recuperare.